Negli ultimi anni, le arti marziali miste sono diventate un vero e proprio fenomeno di massa. E in Italia, le MMA hanno un solo ambasciatore ufficiale. È Alessio Sacara. Per mostrare a tutti gli appassionati di MMA come si diventa un fighter professionista, il legionario ha deciso di tornare dove era iniziata la sua avventura. Di tornare alle sue origini. Di tornare alle origini delle MMA. La patria universalmente riconosciuta di questo sport è il Brasile. Il paese in cui è nata la prima forma di combattimento senza esclusione di colpi. Il Vale Tudo. Nel paese che ospita i mondiali di calcio, nel paese in cui il pallone è una vera e propria religione, racconteremo tutta un'altra storia. Quella delle cinque discipline base che compongono l'MMA. Il viaggio che porterà Alessio in Brasile inizia da Roma. Nella vita quotidiana del legionario ci sono alcune novità. La prima salta subito agli occhi. Vai, gambe. Buono. A seguire la sua preparazione fisica c'è una donna. È Ilenia Scapin, ex campionessa di judo, due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 96 e Sydney 2000. 4, 5, 6, vai! Via. Il fatto di essere donna in un ambiente così maschile, per me è stata una bella sfida. Nel momento in cui ho accettato, ho soltanto cercato di capire se ero all'altezza o meno, se questa cosa la potevo fare bene oppure no, se poteva servire ad Alessio oppure no. Dai! Stop! Inizia con la prima fase che è push-push, okay, questo intendeva dire. Mamma mia, Cesare! Vai! 1, 2, sei unità, dai! La fortuna che ho avuto è che Ilenia viene dal mondo della lotta, quindi è sport da contatto, anche se è judo, però sa quello che faccio. E Ilenia, in fin dei conti, è una lottatrice, pura in tutto e per tutto. Sulla lotta, pressalo proprio, dagli fastidio. Sfruttiamo il fatto che pesa, che ti fa fastidio. Te l'ho certe manate qua. Avere un nuovo preparatore fisico non è la sola novità. Alessio infatti combatterà in una categoria di peso superiore. Dagli 83 kg è salito ai 93. Vai, via. 25-26 anni facevo gli 83. Adesso ce n'ho 32, quindi non riesco più a fare quel peso. E quindi il rischio era che io smettessi veramente di combattere, perché non riuscivo più, pensavo solo alla dieta. Ora faccio 93. Ecco perché mi alleno tantissimo con Ilenia per portare al massimo le mie capacità di forza e resistenza. Su, stop! Adesso è un momento veramente di grande, grande fatica. È un momento in cui il volume di lavoro è altissimo e di stanchezza non indifferente. Quindi stiamo costruendo la base. La passione per questo sport va oltre la fatica. Alessio, nel poco tempo libero che ha, si dedica alle attività di divulgazione delle MMA in Italia. Ma per fare questo ha bisogno di un assistente. Il suo nome è Samuele e segue Alessio come un'ombra. Io seguo lui, diciamo, dal punto di vista sia della comunicazione che dal punto di vista dell'organizzazione dei seminari e degli eventi, però sono, diciamo, un tuttofare, nel senso io faccio, lo aiuto in tutto, ci raffrontiamo su tutti e lui fa la stessa cosa con me, diciamo uno copre le spalle all'altro nelle nostre lacune e siamo diventati inseparabili in questo periodo. Samuele è importantissimo per me, altrimenti non potrei allenarmi tranquillamente. Al di fuori che lavoriamo insieme siamo amici, quindi è più facile lavorare con un amico. Ale, mamma mia, da dietro metti una paura. Ricordati che questo è l'ultimo stage prima della partenza del Brasile, quindi è importante. Vabbè, non è per stressarti, però. No, ti ho portato pure una cosetta, così almeno ragazzi capisco. Ho portato la coppa, fratello.
Sta coppetta è il primo incontro che ho fatto a mani nude in Brasile, a Vale Tudo. Quindi da qua è partito tutto. È partito tutto. Alessio, con l'aiuto di Samuele, ha fondato la Legionarius League, una lega che ha l'obiettivo di formare atleti e istruttori per far crescere le MMA nel nostro paese. Per questo, ogni weekend organizzano stage in tutta Italia. Le MMA in Italia stanno molto arretrate rispetto all'estero. Il problema è perché molta gente si improvvisa allenatori e crea dei problemi per tutti i giovani che vogliono fare questa disciplina. Ragazzi, sotto la Legionarius League ci sono più di 1200 persone iscritte. Avvicinarsi a un Legio Steam fa sì che i ragazzi stessi possano allenarsi in modo corretto. E poi spero un giorno di portare anche altri ragazzi a combattere all'estero. Mazza, quanti siete? Allora ragazzi, iniziamo on stage. Oggi faccio vedere un po' l'MMA. Uscite da qua che non potete dire che siete lottatori di MMA. Però capite che non è una rissa. Tutto quello che viene fatto con criterio. Quindi se voi venite da sport, ognuno, anch'io venivo dalla box, chi viene da sport singoli, io dico sempre, siete giocatori di dama. Chi il lottatore di MMA è un giocatore di scacchi, ok? Ha più pedine da saper muovere e deve conoscere ogni pedina il lavoro che ha per portare a scacco matto l'avversario. Un incontro di MMA è suddiviso in tre fasi principali, ognuna caratterizzata da stili di combattimento specifici. La prima fase è quella della lotta in piedi, in cui si usano box e muay thai. Questa fase è importante perché è la fase dove c'è il contatto fisico con le braccia, le gambe, ginocchia e gomiti. Una cosa che avete visto poco nell'MMA, i calci se ne danno pochi, a differenza degli altri sport quando si combatte solamente in piedi. Il motivo perché, a differenza proprio della kick e della muay thai, potete afferrare la gamba. Uno degli errori che fanno molti quando arriva un low kick, che magari fanno questo lavoro qua, si abbassano, ok, per prendere la gamba. Lo puoi fare una volta, la seconda volta l'avversario capisce, finta, scende e va sopra il viso, ok? Quindi prendete un bel calcio in faccia, vi svegliate dopo due giorni. Quindi massimo adesso da un low kick e fate questo lavoro qua. Dammelo sulla coscia, fratello, sulla coscia e prendete il tallone. Fate questo lavoro una volta per una, vai! Fai un mezzo a fondo e metti il piede all'esterno, bravo. Piegate più la gamba, state bassi, piegate più la gamba. Tempo! Cambio tecnica. La seconda fase del combattimento di MMA è il passaggio dalla lotta in piedi alla lotta a terra. La seconda fase è quella più importante, perché se sei un buon lottatore e vuoi portare a terra l'avversario perché sai fare la lotta a terra, devi saperlo portare a terra. Quindi c'è bisogno della lotta libera e la greco-romana. Se io do un gancio destro, Massimo deve per forza difendere in questa maniera e di conseguenza questa gamba è scoperta, ok? Quindi potete fintare per prendere questa gamba, fate questo lavoro qua, sto lì con l'avversario, gancio destro, scendo e afferro la gamba, ok? Avete due possibilità, o di colpire proprio l'avversario e poi scendete o fintate il braccio, solo che l'avversario faccia questo lavoro qui. Quindi sto qui, finto, entro, porto via la gamba. Ok? Da qua vediamo come si va a terra. Lavorate. Testa dentro, Vale. La terza e ultima fase in un incontro di MMA è quella a terra. È qui che entrano in gioco discipline come il Brazilian Jiu-Jitsu. Ho sempre detto, nella lotta a terra, magari se sei un pugile, chiunque, basta che chiude gli occhi, alza un braccio e ti può mettere knockout. A terra o conosci la lotta, altrimenti le leve non le puoi fare, leve articolari o soffocamenti. Ok, l'ultima fase del combattimento, il suolo. Quindi adesso su transazione di ground and pound dell'avversario, che si fa prendere, blocco ed è passato oltre il braccio. Creo spazio, chiudo le gambe e vado a lavorare la leva al gomito dritto. Fai lavorare il colpo, dopo che è arrivato il colpo. Buono. Tempo! Tutti in ginocchio, ragazzi!
Ragazzi, come sempre lascio gli ultimi 5 minuti per fare qualche domanda, quindi se avete qualche domanda ditela e poi andiamo a mangiare. Secondo te, le caratteristiche per un che dovrebbe avere, che non potrebbe a prescindere non avere un buon lottatore o un lottatore tipo gli MMA? Intelligenza. Pochi durano al titolo o se pensano che è solo aggressività, solo il colpo. Le persone che sono intelligenti e nello stesso tempo più fredde, quindi riescono a tenere la propria intelligenza nel momento critico. Altre domande, ragazzi? Hai viaggiato tanto, dove ti sei allenato in tanti posti, ma i veri segreti dell'MMA dove li hai scoperti? Guarda, i veri segreti dell'MMA li ho scoperti in una nazione dove sono molto legato e per questo che ci tornerò per allenare il mio prossimo incontro, ed è in Brasile, a Rio de Janeiro. È lì che sono stato e lì che tornerò. Quindi per il prossimo incontro di settembre lo preparerò in Brasile. Non ho mai lasciato il mio team, però per questa volta, per il prossimo incontro, voglio prepararmi in Brasile, come mi allenavo con i miei vecchi amici. Grazie, Don. Questa coppa qua è la cosa più importante che ho. Vale, non lo so quanto vale. A livello economico, penserò di 10 euro. Però era l'8 settembre ed è pure importante perché 3 giorni dopo succedeva quello che sapete tutti, il dramma degli Stati Uniti. E mia madre era preoccupata perché diceva torna che succede la terza guerra mondiale. Invece io stavo invasato di MMA. E quindi invece da tornare sono rimasto là con questa coppa e le mani così. Prima di partire per il Brasile, Alessio ha un importante appuntamento istituzionale. Deve proporre un progetto al sindaco di Pomezia, la sua città. Quindi io mi sto aspettando qua. Ok, siamo a Pomezia, giacchetta. Grazie. Alessio da qualche tempo ha preso a cuore il problema del bullismo nelle scuole e vuole proporre la sua idea per contrastarlo usando le MMA. Visto che in America fanno già questo percorso nelle scuole, nei college, portano le MMA come dopo scuola sportivo. E quindi quello che vorrei fare io, soprattutto qui a Pomezia. Quindi fuori l'orario scolastico? Fuori l'orario scolastico per far avvicinare i giovani al mio sport. Il motivo sarà questo, fargli capire che la vita non è fare le prepotenze ad altri e poi non solo. Se ti trovi bene con lo sport e capisci la vera filosofia dello sport, andrai meglio a scuola, nei studi, quello che magari io all'inizio non era così perché il mio era alti e bassi la scuola. Beh, questo è un progetto importante e tra l'altro è una linea che condividiamo perché sicuramente riuscire a veicolare questi principi positivi utilizzando lo sport è una cosa positiva che noi vorremmo sostenere e se possibile abbracciare, quindi questa tua iniziativa. Complimenti. I miei figli quando andranno al liceo non avranno più pallavolo e calcio, ma avranno anche pallavolo, calcio e MMA. Magari questo è un sogno che si avvera, niente è impossibile. Ah, logicamente se lei vuole l'alleno io per poi prepararsi un incontro in gabbia, non c'è problema. Ok, perfetto allora. Allora l'aspetto un po' all'estero, ok? Grazie. Ciao. Sembra sia andata bene, no? Sì, andiamo bene, chiamo. Aspetta, dove è Valerio, che lo so, per andare a prendere Sacchi. Sì, andiamo a prendere Sacchi, va. Andiamo. Ok, buoni, 4:30. Pomezia è la città dove Alessio è cresciuto. Qui vivono ancora le persone più importanti della sua vita, da salutare prima della partenza per il Brasile. Bella, fratello. Oh, grazie. Oh, salve. Valerio. Grazie. Che dici? Sta a posto. Come stai? Negli anni 90, per un adolescente, Pomezia non era un luogo facile in cui crescere. Oggi era un palestra. L'ambiente era vero, già capivi com'era la vita. Pomezia è stata, diciamo, hanno radunato tutte le parti, le borgate di Roma, Garbatella, Magliana, San Paolo, Tormarancia. Hanno scaricato da Roma, hanno mandato tutti a Pomezia. Raggruppando tutte queste persone, insomma, la parte, diciamo, secondo loro più cattiva di Roma, che l'allontanavano da Roma, le mandavano alle case popolari di Pomezia, insomma era un ambiente un pochino focoso.
Ogni giorno ce ne sentiva una. Prima, quando erano piccoli, facevano i casini qua. I matti. Se menavano, se faceva. Noi cercavamo già di capire come si usavano le mani, capito? Guardavamo loro. Da qua sotto capisci che non puoi sottometterti a quello che succede, altrimenti soccombi nella vita, nel quotidiano. Ma queste sono sempre case popolari? Queste erano le case lusse, però non so. No, noi gli tiravamo le cibottate al primo piano, tutte le sere, d'estate. Cibottate con che cosa? Un giorno ci siamo trovati uno che lo sapeva l'orario, si era nascosto là, un padre di famiglia. Vi ha sfondata? No, perché Carl Lewis, se mi stava vicino, gli facevo vedere io il record. I talloni mi toccavano la nuca. Crescere in questo quartiere, tenendosi fuori dai guai, non è stato facile. Ma Alessio ci è riuscito grazie allo sport. Prima con il calcio, poi con la box. Ecco qua, guarda il campetto. Ecco, veniva a giocare. Ma prima non era così, era di terra. Questo è nuovo, si vede. Sì. Prima era di terra. Come eri a calcio, bravino? Se la giocava, no, la giocava. Se tu puoi giocare, la giocava. Cioè, se tu non sai che io ero forte. Io stavo in nazionale se mi prendeva una squadra. Io avevo fatto il provino per la Lazio e mi viene detto che c'erano troppi centravanti quando poi avevano preso un altro ragazzo che era veramente scarso. Lì ho capito che devo fare uno sport dove non c'ho bisogno d'aiuti. L'unico aiuto ero io. Quindi perché non provare con la box? Anche perché sotto casa non è che ero già un po' allenato. Quindi si faceva un po' pugni, anzi un po' spesso. Te lo dicevo, lasciavo perdere il calcio. Infatti ho lasciato perdere. Feci il primo incontro a 13 anni di box. Da lì è partita la mia vita con i sport da contatto. Tutto questo io devo andare da mia madre. Quindi, prego, da mia madre, tu vai? Ma la riposava, fratello. Va bene. Oh, fratello. Oh, grazie per il cane. Ma di che? Grazie, come sempre. Quando è? Grazie. Grazie. Oh, bello. Ci vediamo al prossimo allenamento. Tanto torno presto. Mi vedo. Grazie di tutto. Ciao, bello mio. Bye bye. Ciao, Vale. Bella, ma che dici? Bene. Ciao, come stai? Bene. Ti fai un caffè, ma? Sì, 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 ti faccio il caffè. Ma te ne arrivai in Brasile, mi hanno detto. Alessio mi ha detto che vuole andare in Brasile che aveva 17 anni, la prima volta. E se io rifiutavo la sua partenza, lui a settembre avrebbe compiuto 18 anni e se ne sarebbe andato. Se non gli davo l'autorizzazione l'avrei perso. E quindi ho accettato la sua partenza, ma chiaramente stavo male. Ma la prima volta che è partito, eri preoccupata? Come... Ero molto preoccupata, perché adesso è partito Samuele che non conosceva la lingua. Parlava come Dio, parlava solo romano. Parlava romano, neanche italiano. Au, acquao, dicevano, da quasi. Pochi soldi. Niente, perché niente praticamente. Non mio ne sette, ma vabbè, quello che avevi venduto la moto. E basta, c'avevi altro. Ma se non ci potevo dare altro. Spesso oppure. Sì, 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 sì. No, la prima volta sì. La prima volta molto si faceva sentire perché sapevo che io ero preoccupata. E quando ci sentivamo mi ha detto, sai, ma posso fare un incontro? E iniziava a vincere. E lui contentissimo, lo sentivo veramente contento. E allora a quel punto gli ho detto, se tu pensi che questa sia la tua strada, vai. Io non ti posso dire altro che ti do la mia benedizione e vai. Senti, ma ti va di rivedere le foto di quando sei partito per il Brasile? Voglio vedere lei. Io voglio vedere lui. Chi li vuole vedere? Samuele? Samuele, ma l'ha detto prima. Sono curioso. Giocavo a calcio, guarda, trovami. Aspetta, fammi trovare pure a me dove stavo. Ero qua. Ah. Ci avrei pensato, sai, però non ero sicuro. Questa è la prima foto col kimono nel 2000. Era grassottello. Brutta merda, te lo sei ancora. Però non sono abituato a averti la faccia così. Questo è Rio de Janeiro, qua, con mio cugino. Sotto il Cristo. Con Marchetto. Queste sono foto serie. Qua con Minotauro. Grande Nogueira. E questo è Cyborg. Sì. L'evangelista del santo. Queste sono bellissime. Sicuramente questa partenza per Alessio è bella, ma anche per me, perché sono convinta. Adesso Alessio parte per rivedere i suoi posti, le sue palestre, i maestri che l'hanno allenato, che l'hanno portato a questi livelli. Quindi sono contenta che Alessio ritorni là e in un altro modo, in un altro spirito anche.
Alessio è di nuovo in palestra, ma il suo compagno di allenamento di oggi tarda ad arrivare. Martin Castrogiovanni, il pilone della nazionale italiana di rugby, è un grande amico di Alessio, nonché un grande fan delle MMA. Grande, ma... Che dici, padrone? Da merda. Come va? Male. Mi sa male. Di allenamento oggi? Sì. Oggi vieni con guanti. Non posso fare niente. No, guanti con te non li faccio, ma neanche... Vabbè, se mi pagano un milione. Io amo il rugby e sono un suo fan. A me piace tantissimo Marti, il suo stile quando è in campo, che non fa mai un passo indietro, anche quando è tutto rotto, lui cerca di andare avanti, come la maggior parte dei rugbisti. Una stima molto, molto grande per Alessio, soprattutto per lo sport che fa, che per me è lo sport più bello che c'è. Purtroppo Castro non si può allenare con Alessio per colpa di un doloroso infortunio alla costola. Lascia perdere, mettiti a fare MMA, ti fai meno male, è meno violento. Questa è. Ogni volta che ci incontriamo, tutti lo vedono, lo notano, viene. Si scherza, si ride, ci prendiamo in giro tranquillamente. Ma sai che famo? Ti metti il caschetto. Senti a me, i paradibbie. Caschetto, e famo braccio di ferro. Tempo. Tempo. Tossano. 4 minuti, boia. Pensavo a 5 o 6. Che qua tu tiri un pugno e comunque io mi devo coprire. Nel momento che io mi copro tu mi puoi andare a prendere un altro pugno. Bravo. Che è quello che fai tu. Ma è quello lo scopo. E tu mi tiri un pugno qua, io ti copro e tu mi vai a prendere là. Bravo, lo scopo è o ti metto un knockout, o ti faccio una ferita, o ti apro, mi apro i spazi coi colpi per cercare una finalizzazione. Poi ci sono tutti i piccoli segreti. Soprattutto negli eventi minori. Pure quei lavori così, no? Ti fanno... ti rovinano un po' la faccia. Ti sembra che no, però il 2, 3, 4... Bravo, quindi che succede? A fine del match trovi dei giudici che non hanno esperienza, vedono uno più gonfio in faccia, e magari non è così. Danno la vittoria per quello più pulito. Quindi è meglio lavorare sempre, poi dai fastidio. L'ultima! Le cose simili dell'MMA rugby è tanto la fase di combattimento, quindi l'impatto. Quindi la determinazione, andare sempre avanti. Non sai mai un placaggio da dove ti arriva, in qualsiasi posto ti trovi con la palla che magari te la vogliono levare. Stessa cosa con noi, non sai mai quale colpo ti aspetta davanti. Quindi devi essere pronto a tutto e per questo devi avere un'ottima preparazione fisica, oltre che tantissima tecnica. Gli scontri corpo a corpo sono l'essenza sia del rugby che dell'MMA. Per questo Alessio è convinto che Castro possa essere un ottimo fighter. Per tutti i tifosi italiani del rugby, io non vi dirò mai dove abito, perché sto cercando di tirarvi via il pilone, il più forte pilone che abbiamo. Una volta. Per portarlo dentro la gabbia. Non ve la prendete con me però, no. Manca poco. Se sta riprendendo la costola, già stiamo a chiudere un contratto. Martin, il problema sono i colpi, perché come spinta e come lottatore logicamente manca un po' di tecnica, ma il baricentro, la stazza, la forza, quella ce l'ha tutta. E poi uno che non ha paura, quindi quello fa la differenza, perché magari uno può anche sembrare che ammassa forza, però se poi hai paura cambia la situazione. Io comunque ho sempre una passione per questo sport, mi piace troppo e sarebbe un sogno, però purtroppo sai,
hai bisogno del minimo 3 anni di preparazione, ormai ce ne ho quasi 40. A parte del coraggio e della voglia che uno ci deve mettere, tutto l'allenamento che c'è dietro, perché devi essere forte a tutto, devi allenarti su tutto e non puoi lasciare niente a caso, perché è molto, molto complesso come sport. Se lui si allenasse quei 2-3 anni come si deve, potrebbe essere un lottatore di MMA. Tu c'hai solo un piccolo problema per l'MMA, te lo dico? Tu lo sai già. Lo so già. A categoria di peso. Vabbè, ma io vado su quella ultra massimi, facciamo ultra massimi. Ma tu lo sai che pure i massimi c'hanno over, non possono superare 120. Devono fare la dieta per entrare a 120, tanto te lo so che non stai... 2 kg devo fare, non dica 20 come te. Ma che 2 kg, te sarai tipo 128, tanto peso. Perché? 120, sono a dieta 119, adesso che non posso fare molto, di sicuro prenderò 2-3 kg. Però dai, almeno perdere 2 kg è meglio di te che deve perdere ogni volta 20 kg. Dai. Ma adesso ho cambiato categoria, 93. Sono, vai a 93, meno male. Meno male, 10 kg. E se no ti perdiamo. Grazie per oggi, Martino. No, grazie a te. Che mi dà sempre supporto. Prossima volta c'è un culo così. Lo sei salvato e ce la costo. Ma sono rimasto con capello e mezzo. Ce l'abbiamo qua la cosa che riprotegge? Tutto, ma non è perché mi alleno troppo e mi faccio 2-3 docce al giorno. Ma che, magari fosse quello, se fosse quello avremmo risolto. Non basta che smette di farsi gli shampoo e ricrescono i capelli, purtroppo non è così. Ah, quindi mi sta di che genere io? Purtroppo sì. Noi nascondiamo. Tipo Lino Banfi. Che possiamo fare? Tipo Lino Banfi, nascondi. Quello. Vai. Andiamo a bagno. Grazie. Buon viaggio. Ciao. La sistemata a look era d'obbligo, visto il prossimo appuntamento di Alessio. Il legionario, infatti, deve portare le MMA in un'aula dell'Università di Perugia, ma non come materia d'esame. Non avrei mai immaginato, quando ho iniziato questa carriera, che potessi arrivare dentro l'università e dare, tramite la mia esperienza, dare aiuto ai giovani. Eccolo, Samuele. Ali. Ora? Che dici? A posto. Vabbè. Senti, ci sono un sacco di ragazzi su che ci aspettano proprio. Guarda, io per spiegarti un po', inizialmente iniziamo un ragazzo, successivamente io faccio una piccola introduzione all'MMA in generale con qualche dato, però non li voglio tediare anche troppo perché, e poi siccome sono qua per te, parti direttamente tu con la tua esperienza personale e poi faranno le domande e poi vedi tu comunque come vedere. Io farò semplicemente un piccolo cameo per l'MMA. Sicuro? Sicuro, certo. Sicuro che sai qualcosa MMA? Sicuro. Nel 1993 chi ha vinto il primo UFC? Royce Gracie. Ah, bravo. Vai, saliamo che si aspetta. Vai. Di fianco ad Alessio ci sarà anche Samuele, invitato a parlare come esperto di MMA. Le mixed martial art, appunto, dalla stampa americana sono state definite the growing sport, fastest sport in the world, che appunto significa lo sport che sta crescendo più al mondo, sia a livello di numero di praticanti, che a livello di numero di eventi, che a livello anche di popolarità. Fa strano che io mi trovo in università, perché molti di voi magari mi conoscono e di sicuro la mia vita non è stata magari come la vostra, sui libri, magari dentro casa a studiare. Ho studiato in un'altra maniera. Lo sport mi sta aiutando a fare altro, non solo combattere nella gabbia. Quindi grazie all'MMA adesso mi avvicino in un mondo che prima non potevo immaginare, che è quello universitario. Il mio lavoro è combattere. Lo faccio, ma lo faccio solamente dentro la gabbia. Non combatto per strada. Se uno mi suona al semaforo, non faccio niente. Se uno mi dice una parolaccia, la stessa cosa. Perché tanto non vale la pena. Lo faccio per lavoro, per passione. E quindi sono contento per quello. I legionari, diciamo, combattevano per la gloria di Roma, per l'impero. Tu, per chi combatti? Quando ho iniziato, l'ho detto, il mio obiettivo era
arrivare all'UFC. Arrivato all'UFC era rimanere dentro l'UFC. Una volta che ho capito che il livello stava crescendo, la mia paura più grande era ritornare da dove vengo. Io vengo dalle case popolari, quindi non volevo ritrovarmi là sotto. Poi ho due bambini, quindi lo faccio anche per loro, ancora di più. Quindi ogni volta che io entro là dentro metto tutto questo insieme e vado avanti. Secondo lei, cioè... No, dammi del tu, te prego. Perché secondo te, uno sport di combattimento dove non c'è il KO, comunque, deve essere svalutato o meno? Perché comunque tu sei abituato ad uno sport dove c'è il KO. Io non è che faccio... lo sport di combattimento è sbagliato se non c'è il KO. No, no. Lo sport da contatto è fondamentale perché per far sì di formare ancora di più il carattere, ma non ci deve essere il KO. Ecco perché io dico, non dovete entrare dentro una gabbia per formare il carattere, basta l'allenamento. E ti assicuro, un allenamento, se non lo fai per lavoro, non c'è bisogno del KO. Le domande che mi hanno fatto oggi all'università erano differenti da quelle che mi fanno solitamente nei stage o che mi fanno gli allievi. La gente è molto più curiosa. Questo mi fa molto felice e mi fa rafforzare e appoggiare di più quello che penso, che tramite lo sport puoi cambiare la tua vita. Per Alessio è giunto il giorno dell'ultimo allenamento prima della partenza per il Brasile. Un fighter professionista deve allenare al top tutte le discipline, ma trovare atleti di altissimo livello nella lotta olimpica non è facile. Per questo Sakara da un po' di tempo si fa ospitare dalla squadra di lotta della polizia. Qui i compagni di allenamento sono tutti campioni italiani. Qui praticano lotta libera e greco-romana. Questo è lo sport che per me è il più importante. Adesso facciamo qualche minuto di riscaldamento generale. Mettiamo davanti Fasciuba, che fa esercizi guidati, e poi un po' di lotta a intensità media, va bene? Ogni volta che parla il direttore tecnico nessuno fiata, ed è giusto così, perché se tutti si mettono a parlare o tutti la prendono come scherzo, penso che non porti risultati. Alessio si allena con noi da circa 6-7 mesi, ha chiesto di venire tramite Beniamino, un nostro atleta, di venire a provare un po' gli allenamenti di lotta stile libero, e noi lo abbiamo accolto a braccia aperte, come facciamo normalmente con tutti gli atleti che ci chiedono di imparare la tecnica di lotta. In avanti, posizione di lotta, ogni tre passi una difesa a gambe, via! Non scalciare! Ragazzi, cominciamo, solo passaggi dietro. Cercavo di sopravvivere. Nonostante Alessio non faccia ufficialmente parte della squadra della polizia, sia gli allenatori che i compagni sono prodighi di consigli. Anziché passare direttamente dietro, stai facendo perfetto che... Scusami, bene, che arrivi qui, stai così, vedi, con la testa, sì, su. Da questa posizione qua, chiudi la presa, sì, e poi con lo sguardo guardalo in faccia. Sì. Lo guardi, e si sì. La faccio qua prima da Beniamino, così la sento. Senti su di me, senti. Sì, faccio sì. Piano. Appena ti cerco con lo sguardo, lo senti come c'è il soffocamento? Sì, sì. Cercalo con lo sguardo e fai la seduta. Lo sparring partner di Alessio è il suo amico Beniamino Scibilia.
Beniamino è un mio carissimo amico, dove è specializzato in greco-romana. Lui 120 kg, campione di lotta libera, già avete capito che oggi mi ha fatto giocare. Da un paratanto, Beniamino. Nella lotta quei 2-3 minuti, 3 minuti al round sono impossibili da recuperare. Quindi ecco perché è molto faticoso e nello stesso tempo è molto tecnico. Se la gente non capisce, pensa che io, uno pensa che gioca, capito? Pensano che io gioco, capito? Invece non c'è culo, non importa. Vieni qui quando sai che ti menano. Non puoi bleffare, perché se ti fermi l'avversario ti spinge fuori dal cerchio, quindi non ti puoi mai fermare anche quando sei stanco. Nonostante la fatica, l'allenamento va avanti. Alessio cambia partner e trova un altro osso duro, Anthony Fasciuba. Giovani, pronti, posizione, passi, tempo. Oggi si è visto qualche volta che riusciva a prendere la gamba oppure la testa e mi ha pure risparmiato parecchie volte, quindi... Sapendo un po' come sto, magari non mi fa fare la figura brutta, il legionario che prende la sveglia. Attacca, 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 attacca. Non prepararlo l'attacco, attacca e basta. Sì, 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 va bene, tieni, bravo, così. Oggi cercavo di sopravvivere, oggi. Cercavo di rimanere un po' in piedi, che era difficile, però vabbè. Non riesco a fare niente con loro, però sono sicuro che se riesco a fare mezza cosa con loro me la porto dentro la gabbia e quindi riuscirò a farla con gli altri. Questo già va bene per me. Dopo tanta fatica è tempo di dedicarsi un po' alla famiglia prima della partenza per il Brasile. Ma per Alessio anche la vita privata è sempre intrisa di arti marziali. Il legionario infatti porta i suoi due figli, Marco Valerio e Leonida, a lezione di judo. Il loro allenatore è Roberto Meloni, che oltre ad essere un olimpionico di questa disciplina è anche il marito di Ilenia. Come stai? Bene, tutto a posto. Bene. Oggi ti lascio, mi guardo l'allenamento, oggi è l'ultimo allenamento che guardo. Perché poi te ne vai, parto. Poi parto. Aspetta, bello. Diciamo qualcosa per me, perché... Tutti in fila, posso avere il saluto intanto, eh? Alessio scopre che la sua preparatrice, in vista della partenza, gli ha mandato i compiti per le vacanze. Non hai visto, questo è quanto, mi raccomando. Te lo fa qua. Bella vita in Brasile, sai, come no, Copacabana. No, Valero, se no tu muoio, ammazza. Perché quando ritorni devi fare i test. Va benissimo, facciamo il test e il test match. Sono importanti. Quindi importanti. Grazie di tutto. Grazie a te, Alessio. Fammi crescere i guerrieri. Ecco, già sono...